Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me in un mio workout con focus gambe a corpo libero con soltanto l'utilizzo di qualche attrezzo che ho qui in giardino, come un secchio della sabbia, i miei sliders e una banda elastica. Quindi iniziamo con le andature. Le andature sono dei movimenti che servono appunto a iniziare a muoversi e a riscaldarsi, ma soprattutto a stimolare il cervello, perché aiutano molto a stimolare l'equilibrio e la coordinazione. Queste andature sono andature gambe e sono skip a una gamba mentre l'altra sta giù. E lo stesso calciata a una gamba mentre l'altra sta giù. Skip calciata. E poi infine il mio preferito, che è il doppio impulso. Ripeto questo circuito di andature 3 volte. Sembrano facili, ma in realtà ti portano sin dall'inizio sui battiti. Il mio preferito è il doppio impulso, cioè si atterra con 2 piedi, ma si salta con uno. Quindi atterra con uno. Lo adoro sin da quando giocavo a basket. Finito il riscaldamento, passo alla parte cardio, che odio profondamente, ma visto che non ci sta muovendo tanto in questo periodo, la integro. E faccio un Tabata, quindi 20 secondi di esercizio, 10 secondi di pausa. Io ho scelto di fare 2 esercizi che sono il jump squat e gli affondi camminati con calcio dietro. Mi sono scritta il mio workout su carta, qui, poi ve lo screenshot bene e ve lo condivido. E quindi faccio 8 giri, quindi 8 minuti. Mi aiuto con un timer e basta, iniziamo. Questo è bello devastante. Al primo giro sembra facile, già al secondo inizia a sentirsi, Se avete visto il mio video su come alleno le gambe, saprete che i miei allenamenti gambe sono strutturati con una parte iniziale di squat o stacco pesante e poi passa esercizi a tappeto con elastici, sliders, eccetera. Quindi adesso squat pesante, perché ho un secchio pieno di sabbia, quindi ora vediamo se riesco a sollevarlo. Di questo faccio circa 10-12 ripetizioni con un minuto e mezzo di pausa. Questo bidone è piccolino ma assassino. Adesso passo agli stacchi da terra.
Ho provato a fare gli stacchi da terra usando il bidone, ma è troppo difficile da maneggiare, quindi preferisco farli a corpo libero. Per farli a corpo libero, quindi senza nessun peso aggiuntivo, serve tantissima concentrazione mente-muscolo, quindi mente-gluteo. Bisogna davvero concentrarsi e connettersi con il gluteo. È come quando provate a fare le scale, se le fate senza pensarci, non sentite i vostri muscoli lavorare, ma nel momento in cui andate a pensare al fatto che state muovendo i glutei e vi concentrate sul gluteo, lo sentite lavorare tantissimo. E questo, soprattutto negli esercizi a corpo libero, è la cosa principale e fondamentale. Quindi ora concentrazione, mente, chiappe, stacchi da terra, senza nulla. Quindi non si stacca niente. Ok, quindi schiena dritta, gambe leggermente divaricate. Io le piego perché sono molto flessibile e se no altrimenti non sentirei lavorare. Io sto già tenendo in tensione, sto già sentendo il gluteo, quindi mi piego, la schiena rimane dritta, non si inarca. Scendo, 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 scendo. Io qui ho tutto in tensione e adesso mi tiro su tirando i glutei, quindi io sto stringendo le chiappe. Mi sto tirando su, 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 come se avessi una barra e tiro su. Di nuovo, continuo. Uno. Molto lento, molto concentrato. Sento anche l'interno coscio spingere. Non, quando arrivo in chiusura, non spancio, ma tengo chiuso, sto stringendo l'addome, sto stringendo le chiappe e sto stringendo l'interno coscia. E continuo. Io qui sto sentendo lavorare tutto il bicipite femorale, che mi permette di mantenere la posizione e andare lentamente. Nel momento in cui lo mollate, andate troppo veloci perché non controllate il movimento. E qui sto sentendo qui lavorare tantissimo e il gluteo tutto in tensione. Schiena sempre dritta, in questo momento è parallela al pavimento, non si inarca mai, scendo e salgo. Nel momento in cui sento il controllo di tutte le gambe, di tutti i muscoli, posso anche andare più veloce. È vero che non c'è un peso, ma se fatto con concentrazione si lavora tanto. Io di queste ne faccio 10 ripetizioni, 12, con un minuto di pausa fra una e l'altra per 3 giri. Dopo questa prima parte mi sposto sul tappetino, dove faccio un circuito utilizzando il mio corpo, gli sliders e una banda elastica, concentrandomi sui glutei, quindi tutti esercizi che vanno a stimolare, a far bruciare i glutei. Sono tante ripetizioni, circa 10-15 ripetizioni, non c'è pausa tra un esercizio e l'altro, la pausa si fa alla fine di tutto il circuito. Gli esercizi sono l'hip thrust con bande. Quindi parto da terra, schiena a terra, mi appoggio ben bene. Piante dei piedi attaccate per terra, leggermente divaricate, trovo la posizione giusta per cui nel momento in cui alzo il bacino e porto tutto in linea, sento i glutei stringersi e lavorare. Se non lo sentite, cercate di sistemare i piedi perché probabilmente li avete o troppo avanti o troppo indietro, ok? Quindi cerchiamo la posizione giusta, punte leggermente in fuori, leggermente divaricate. La band è soltanto un elemento di resistenza, quindi se siete alle prime armi potete anche non utilizzarla. Mani giù, al lato del corpo, scendo, vedete che devo aggiustare e risalgo. Sento qui lavorare, proprio sotto il gluteo. Scendo, risalgo.
Questo è un esercizio di isolamento del gluteo. Se sentite lavorare col bicipite, come vi dicevo, cercate di sistemare i piedi. Alla quarta, quinta ripetizione sentirete il gluteo lavorare. A me piace tenere in punta, cioè quando sono in estensione qua, 2 secondi in tensione al fine di coinvolgerlo e sentirlo fino alla fine. Quindi, secondo esercizio erano le aperture laterali. Quindi mi metto lato sul fianco, chiudo i piedi dietro. Apro. Sento lavorare questa parte del gluteo. Più fate lento il movimento, più controllate la resistenza della banda elastica, più tenete in tensione il gluteo. Sono leggermente a 90 gradi, come se fossi su una seggiolina. Perso il conto. Ok. Ora passo ai donkey kicks con kick a 45 gradi. Vi spiego cosa intendo, perché questo è un mio trucchetto. Allora, i donkey kicks mi metto in quadrupedia, piedi a martello, quindi piegati, porto indietro la gamba e porto subito la gamba. Cerco di avvicinare il più possibile il tallone al mio corpo quando lo calcio indietro, quindi non è solo un su, ma proprio indietro. Mi raccomando, non inarcare la schiena, tenete rigido il core, quindi l'addome. Fatti 10, adesso ne faccio altri 10, ma leggermente diversi, quindi mi metto un attimo così forse lo vedete meglio la differenza. Prima andavo in alto e basta, adesso vado in alto ma leggermente aprendo il ginocchio. Questo è quello che intendo con 45 gradi. In questo modo, se lo sentite, io lo sento un sacco, lavoro più il gluteo più laterale, quindi qua. Mi metto un attimo qua perché vedo con le mani, quindi forse lo vedete anche così. È un movimento impercettibile, ma se fatto con concentrazione sentite la differenza. Una pausa, ma un pochino di stiracchiamento, e passo all'altra gamba. Quindi prima 10 dietro, e ora 10 leggermente laterali, 45 gradi. A sentire adesso. Ok, passiamo agli sliders. Quindi sliders, tappetino e fa
faccio un leg curl, quindi mi stendo, quindi parto da qui. Quando arrivo giù non mi appoggio, tengo la tensione. Versioni più facilitate sono, ad esempio, parto da su, stendo, mi appoggio e ripiego. Questo è in negativa, quindi cerco di tenerlo fino alla fine. Oppure a una gamba, quindi giù, su, giù, su. Tenete l'addome contratto, non perdete, non è questo, perché sennò si può fare così da facilissimo. Ma insomma, ci sono varianti con gli sliders perché è a corpo libero e quindi potete davvero farlo su misura. Ah. Ok, quindi leg curl e adesso abductors e abductors. Quindi mi sposto leggermente, se così mi spazio, mi avvicino. Il principio è lo stesso, quindi mi tiro su, apro. Ok, ultimo esercizio del circuito, devastante, sono i walking crab, esercizi che io adoro, quindi via dal tappetino. Prendo questi, me li porto alle ginocchia e cammino, quindi vi porto su perché non avete bisogno di stare giù. Quindi la posizione è questa, leggermente piegato, gambe leggermente divaricate, ma esteso, non si fanno gli esercizi così, ma sempre leggermente piegate e muovo. Uno. Come vedete non faccio questo, mantengo sempre l'elastico in tensione, quindi sempre leggermente divaricato, infatti il passetto è da granchietto, si chiama walking crab apposta. Piccolino, destra, sinistra. Qui sentite lavorare tantissimo sotto il gluteo. Qui. Questo è il mini circuito gambe a corpo libero con sliders e band che ho fatto. Ho appena finito il primo giro, adesso io ne farò altri due. Fatelo anche voi con me. E finisco il mio allenamento con uno stretching gambe. E ve lo mostro perché è davvero il mio preferito e mi sto trovando benissimo da quando lo faccio. Allora, praticamente... Allora, già così sto strecciando perché sto toccando il punto, quindi inizio così, poi lancio una gamba indietro, ok, tengo questa gamba dritta, bacino dritto, non mi giro perché io ho, almeno ho questa tendenza ad aprirmi, quindi tengo dritto e sento il bicipite femorale tirare fino alla caviglia. La pianta del piede è appoggiata slash leggermente sollevata. Per andare più in profondità nel tirare il bicipite femorale, piego il tallone. Questo può anche fare male. Ok. Tengo la posizione di stretching per almeno 15 secondi, dai 15 ai 30. Tenerla oltre è stato provato a non portare alcun beneficio. Ok, da qui poi scendo avanti, porto il piede indietro e vado in un affondo profondissimo. Qui sono col ginocchio in linea con la caviglia, non oltre la punta del piede, e tiro. In questo momento sto tirando il quadricipite dell'altra gamba. Ok.
porto le mani dentro e scendo. Salgo su, piego il ginocchio davanti, questa è la posa del piccione ed è bella tosta e va a strecciare in profondità il gluteo esterno, quindi quello che in realtà abbiamo lavorato in questo allenamento. Se questa posizione provoca fastidio, chiudete il ginocchio. Se invece non vi dà fastidio ma riuscite a tenerla, aprite il ginocchio e eventualmente portatevi avanti. Quando si fa stretching i muscoli devono tirare ma non devono mai fare male, insomma. Ok, mi tiro su. Adesso porto il ginocchio a lato del corpo e allargo. Poi questa è una posa un po' più avanzata dove porto il gomito, il braccio sotto la gamba, mi appoggio. Lo appoggio sotto la gamba, allungo la gamba davanti, il braccio mi fa da perno e allungo la gamba. Ok? Appoggio il tallone e sento tirare qua. Ok, metto in quadrupedia, allargo le ginocchia più possibile e scendo. Per rendere questo più difficile apro le ginocchia, apro le gambe e queste sono le aperture delle anche e ondeggio. Piedi a martello. Ok, torno in posizione e adesso faccio lo stesso con l'altra gamba. È completato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, fatemelo sapere, così magari ne faccio altri per upper body, addome, eccetera, magari anche più brevi, non lo so. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video.